Ospitiamo in Media Plaza l'ingegnere Laura Morgagni, direttore di Torino Wireless. Benvenuta ingegnere, innanzitutto presentiamo Torino Wireless, andiamo nel mondo delle nuove tecnologie che ormai si interfacciano chiaramente con il mondo reale, il mondo del business, il mondo dei commerci, quindi siete veramente nel vostro habitat ideale. Allora, come state vivendo? E parliamo appunto di Torino Wireless. Okay. Thank you very much. Let's switch to English so our international partners can understand us. We are very and really proud to stay here and to participate and support to the 9th World Chamber Congress, mainly because we have been partners with the Chamber of Torino for more than 10 years to foster and to support the economic growth and development of the Piedmont region based on ICT and innovation. In fact, Torino Wireless and the Chamber of Torino collaborated, and the Chamber of Torino was one of our founding partners in 2003 when Torino Wireless was launched as a wide public and private partnership to lead and foster ICT district at Piedmont level. Today, Torino Wireless manages two innovation networks, the Piedmont ICT regional cluster and the national cluster based and to foster smart communities. Both the networks supply innovation services to companies and to public administration, also related to smart city projects and complex projects. And the Piedmont ICT cluster is a growing network of more than 230 companies to develop innovation projects on a specific technology path from IoT, Internet of Things, to cloud computing, to business process management, to business innovation. The National Smart Community Cluster was instead established by the Ministry of Research 2 years ago to help and to support the development of a national innovation and agenda on smart communities and to foster collaboration among research institutes, companies and public administration to develop innovative solutions for the modern communities. Today we are here exactly to announce these networks and to put our competencies and experience also to develop innovation project and research project at international level. What are the next challenges for the global economy for you? This is of course a big question. I can give you my point of view, of course. Yes, your point of view. Urbanization is growing faster and faster, and all opportunities and issues will be solved and managed at urban level. So exactly we are now investing to understand how technology can help citizens and communities to be more effective, more sustainable, more near to citizens, and to help them to live better. So we are investing on mobility, energy efficiency, but also wellness and life being to develop more interesting and more better cities for our citizens. E approfittiamo del fatto che comunque l'ingegner Morgagni è assolutamente italiana, quindi andiamo anche nella lingua del paese che ospita questo 9° congresso mondiale delle camere di commercio. Opportunità reale, scambi concreti all'interno, un congresso molto vivo. Lei come lo sta vivendo, ingegnere? Certamente un congresso molto vivo, abbiamo apprezzato, ma come ci aspettavamo, il livello internazionale e globale, non solo delle discussioni ma anche dei partecipanti. Noi siamo qui con l'obiettivo di sviluppare tutta una serie di incontri operativi di business con le altre camere di commercio e gli altri paesi, con due obiettivi fondamentali. Uno appunto promuovere, abbiamo un'agenda molto sfidante in questo senso, le collaborazioni per sviluppare ricerca e innovazione su progetti europei e internazionali. Sicuramente partecipare e far entrare nella rete altre città a livello internazionale per lavorare insieme sui temi delle smart cities e poi promuovere imprese locali. Oggi con noi sono presenti 4 imprese che hanno investito molto con noi nei recenti anni su innovazioni tecnologiche importanti e che sono qui a presentarle con l'obiettivo di diventare internazionali. Il metodo dei B2B meetings aiuta in questo senso? Aiuta, è fondamentale, abbiamo avuto
avuto l'opportunità di preparare un'agenda prima, ma soprattutto stiamo lavorando molto per organizzare i B2B qua, e quindi ci aspettiamo non solo di avviare un contatto, ma che poi questo contatto sia molto utile agli scopi che ci prefiggiamo di far crescere a livello internazionale le nostre reti. Quali sono i paesi che guardano con più interesse all'Italia? Sappiamo che la tecnologia italiana è molto apprezzata in tutto il mondo, ma ci sono dei paesi che, sui quali abbiamo un appeal più importante? Beh, certamente noi, se stiamo parlando di smart cities, oggi parliamo con paesi in forte crescita, in forte sviluppo e che partono... I famosi paesi emergenti. Abbiamo avuto interessantissimi contatti con le Camere di Commercio del Brasile, con Mauritius, che ci ha invitato a ottobre, faranno un evento internazionale sulle smart cities, ma anche con tutto il Far East asiatico, quindi Nuova Zelanda, Australia, e con loro stiamo sviluppando sia la componente industriale sia la componente di smart city vera e propria. Quindi le opportunità ci sono, e ci sono naturalmente per le nostre aziende che possono sviluppare partnership industriali con gli attori locali. Ringraziamo l'ingegnere Laura Morgagni, direttore della Fondazione Torino Wireless. Grazie e buon lavoro, buoni meetings. Grazie, altrettanto.